Tradizional Guerriglia Marketing. Io, il relatore, sono io, ma le cedo subito la parola e non intrecciamo. Più vicino. Si sente? Senti bene. Ok, perfetto. Allora, nel mio elaborato mi sono concentrato soprattutto sul marketing non convenzionale, con una particolare attenzione agli strumenti del marketing non convenzionale, come appunto il guerriglia marketing. È un argomento secondo me molto interessante e affascinante, soprattutto perché potremmo dire che non invecchia mai, è sempre al passo coi tempi e al passo con gli eventi sociali che potrebbero accadere. Parto con un'analisi storica della materia del marketing, passando dalla sua nascita fino alla sua consacrazione e attraversando i punti fondamentali, appunto, come per esempio le 4P del marketing mix, che nascono come uno strumento fondamentale del marketing tradizionale, che secondo me era doveroso inserire anche nella tesi per dare un contesto migliore. Marketing tradizionale che si basa appunto sul vendere da azienda a consumatore anonimo, che fa soltanto parte di un target di un mercato. Un modo con il quale le aziende durante il marketing tradizionale riuscivano, insomma, a raggiungere sempre più nuovi clienti era la pubblicità, che nel corso degli anni ha variato molto, ma che nel mio lavoro cercavo di suddividere in due parti principali, che sono la pubblicità effettuata con dei mezzi tradizionali e quella attraverso i mezzi non tradizionali. Per la prima possiamo dire che i mezzi con la quale viene somministrata la pubblicità sono i classici mass media, come per esempio la televisione, la radio, la pubblicità stampata e i cosiddetti media out of home, cioè quelli che vengono somministrati solitamente fuori dall'ambiente domestico. Durante la stesura della mia tesi ho scritto appunto che il marketing tradizionale va incontro a una battuta d'arresto che poi viene sorpassata appunto con la nascita e lo sviluppo del marketing non convenzionale, che ha come strumento principale uno dei più famosi, anche possiamo dire, il guerriglia marketing, termine che fu coniato per la prima volta da J. Conrad Levinson nel suo libro negli anni 80, nel suo omonimo libro negli anni 80, e l'autore lo definisce come un metodo per ottenere dei risultati convenzionali, come appunto può essere il profitto, attraverso dei mezzi non convenzionali, insoliti, dei mezzi aggressivi che vanno a colpire il pubblico nel momento più opportuno, cioè che lascia più di impatto. Appunto è una delle caratteristiche principali, lasciare il pubblico stupito dalle azioni di guerriglia marketing. Nel mio lavoro ne faccio vari esempi. Se ne vogliamo citare uno, sono certo che la maggior parte di noi se lo ricorderà, è il lancio del paracadutista Baumgartner dalla stratosfera, che viene sponsorizzato Red Bull. E quella è un'azione di guerriglia marketing, appunto, da parte dell'azienda Red Bull, che secondo me di forte impatto, che riesce comunque a imprimere nella memoria del pubblico, riesce comunque a imprimersi nella memoria del pubblico. In conclusione possiamo dire che abbiamo visto che come la tradizione, nel mio tesi ho visto come la tradizione del marketing ha subito appunto questa battuta d'arresto, e ormai diciamo che è praticamente superata, nonostante comunque vengano ancora utilizzati i mezzi convenzionali per fare pubblicità. E potrebbe essere che nonostante questi metodi non convenzionali comunque siano al momento molto efficaci e molto d'impatto, potrebbe essere che tra qualche anno non lo saranno più, a seconda dei nuovi paradigmi che magari la società, i valori cambieranno, e quindi potrebbe essere che la società nuova non avrà più non sarà più molto influenzata da queste nuove tecniche di marketing non convenzionale.
Certo. Pubblicità tradizionale anziani o comunque mezza età, e invece allora. Allora, sicuramente molte azioni di marketing non convenzionale, essendo proprio effettuate su magari social media o comunque sulle nuove tecnologie digitali, può darsi che vengano molto più riferite ad un pubblico giovanile. Però ci sono anche azioni, come per esempio azioni di ambient marketing, che sono, posizionate fuori, quindi per strada, come per esempio... Allora, se posso citare un esempio dalla tesi, un ascensore sul quale viene posto un adesivo con un uomo in giacca e cravatta con le mani che si tiene la giacca, che quando si apre le porte il supereroe dietro. Infatti questo era usato per sponsorizzare un film di supereroi. Quindi sì, è rivolto molto spesso a un pubblico giovane, però comunque anche un target più anziano comunque potrebbe risultare coinvolto da queste azioni di guerriglia marketing. Certo, certo. Certo, sì, continua tutto. Diciamo che essendo il marketing non convenzionale un investimento più che di denaro, di tempo e di immaginazione, le aziende che mettono in atto queste campagne devono comunque trovare degli spazi molto, molto visitati. Quindi, in un certo senso, sì, si applica anche molto sul digitale, appunto, anche tutte queste campagne. Dante, avevi qualche domanda da fare? Davide, avevi qualche domanda da fare al nostro Lorenzo? No, io non ho domande, grazie. Bene, allora la congediamo momentaneamente, non senza ricordarle la media d'esame che è 95.6, quindi 96. Ci vediamo tra un attimo. Grazie. Noi ci spostiamo di là.
In piedi. No, abbiamo Lorenzo. Proclamiamolo, abbiamo detto che sì. No, prego. È solo un'anticipazione, poi lo facciamo. Adesso proclamiamo Lorenzo. Allora, signor Lorenzo Bassi, in virtù dei poteri conferitimi dal magnifico rettore, la proclamo dottore in scienze della comunicazione con la votazione di 98 su 110. Grazie. Auguri. Grazie. Allora, carta, Gianluigi. Prego, si accomodi pure. Abbiamo solo fatto una falsa partenza, ma adesso partiamo davvero. Allora, Gianluigi Carta presenta la dissertazione di laurea dal titolo Woodstock e la sua influenza storica, sociale e politica. Non ha portato le diapositive per far sentire meno vecchi. Va bene, perché siamo già in una situazione complicata di collegamenti vari. A lei la parola. E appunto, mi sentite? Sì. E appunto vado ad analizzare come è stato Woodstock, che cosa e l'impatto che ha avuto Woodstock in maniera in ambiti sociali e soprattutto politici, ovviamente, perché si situa in un periodo molto complicato soprattutto per la storia americana e soprattutto per gli anni americani, appunto periodo di guerra del Vietnam e appunto periodi di forti tensioni anche con la Russia, con quella che era l'URSS. Ovviamente sono partito dal presupposto che chiunque conosce Woodstock, quindi chiunque sa cos'è Woodstock e lo conosce come il più grande concerto di tutti i tempi, ma ovviamente non si sa molto di Woodstock, e quindi ho cercato di ripercorrere tutte le tappe di Woodstock, tutte le giornate di Woodstock, tutto quello che è successo, partendo soprattutto dai dettagli, perché Woodstock fondamentalmente è stata una questione di dettagli, una questione di tutto ciò che è successo durante le esibizioni, durante i problemi tecnici, durante tutte le parti improvvisate che ci sono state durante il festival. Ovviamente è partito già dal presupposto che cercare appunto la location, come ho descritto nella prima parte della tesi, è stato complicato, appunto perché il pubblico che si situava durante il festival era un pubblico di hippie, quindi c'era anche il fatto della corrente hippie, la corrente hippie che è stata molto problematica per quegli anni e che è stata molto repressa, come si vedrà poi negli anni 70. Però ovviamente come il destino ha voluto e come la storia ha voluto in questo modo, c'è stato questo exploit che è stato appunto Woodstock, in cui ci sono stati circa 500.000 giovani, ovviamente tutti di corrente hippie, e dove è stata capace una controcultura di convivere per 3 giorni, 4 compresa la mattina del lunedì 17 agosto, dove circa 500.000 persone, come ho detto prima, sono riuscite a convivere come se fossero una nazione indipendente, fondamentalmente. E appunto poi ho ripercorso, poi nella parte centrale della tesi, ho ripercorso tutte quelle che sono state le esibizioni, tutto quello che è successo e tutti i musicisti che sono riusciti ad avere una grossa fama dopo Woodstock, e i musicisti che sfortunatamente si sono ritrovati nel baratro del dimenticatoio.
E poi invece nella parte finale della tesi ho fatto un paragone, innanzitutto tra la situazione politica e sociale che c'era alla fine degli anni 60, quindi nel periodo in cui si è svolto il festival, e l'inizio degli anni 70, perché è stato comunque un rapidissimo cambiamento, con l'insorgere delle repressioni verso gli hippie, quindi lo scemare del movimento, e poi anche in ambito artistico, perché comunque ovviamente parlando di un evento artistico c'è stato bisogno di capire quali sono le differenze tra quello che è stato l'evento artistico in sé in quegli anni e quelli che sono gli eventi artistici oggi. Quindi si parla del concerto, del tipo di concerto, di come è cambiato il concerto e di come adesso sia la musica sia un prodotto più da vendere piuttosto che un motivo di aggregazione per tutti quanti. E appunto poi ho cercato di capire anche cosa è rimasto di Woodstock, quindi tutto lo svilupparsi di quella che è stata quella controcultura, tutti gli ideali di pace soprattutto, come appunto recitava lo slogan 3 giorni di musica e pace, e quello che è rimasto, quello che purtroppo non abbiamo più, quindi il fatto dell'aggregazione tra tutti, e se non per le varie eccezioni ci sono state tramite Covid, che però hanno creato un'aggregazione fondamentalmente effimera, perché un'aggregazione in cui tutti sono collegati online e connessi tra loro non è assolutamente uguale a quella che è stata l'aggregazione che c'è stata in quell'anno lì. E appunto, a parte questo, poi è da qui che si capisce quanto Woodstock ovviamente sia stato influente per tantissimi aspetti. E tra le ragioni che renderebbero impossibile oggi ripetere Woodstock c'è anche il fatto che allora fu un fallimento commerciale. Lei racconta questo nella tesi. Ecco, quanto di questa inattualità di Woodstock è legata al fatto che oggi non ci sono più imprenditori, tra virgolette, che si innamorano di un'idea e la realizzano come evento artistico, a prescindere dai soldi, a prescindere dal ritorno economico? Se innanzitutto c'è da puntualizzare il fatto che, prendendo ovviamente ad esempio Woodstock, il principio per cui è nata l'idea è stato diverso, cioè la visione di Woodstock doveva essere come un simil party per l'inaugurazione di un studio di registrazione, quindi fondamentalmente nulla di così grande. Si è poi sviluppata in una visione utopica fatta e creata da persone che appunto hanno visto un potenziale più grosso. Ad oggi ovviamente non c'è, perché inutile dirlo, perché c'è comunque il soldo di mezzo, e perché, come ho detto prima, la musica deve essere venduta. Quindi si pensa magari più al biglietto, quindi la persona e lo spettatore che entra al concerto e che deve avere un certo tipo di prodotto, deve avere un certo tipo di spettacolo, mentre invece prima quello che era importante era la comunicazione e la vicinanza tra quello che era l'artista e quello che era il pubblico, ovviamente. Infatti tant'è che appunto, come racconto nella tesi, dopo i primi 10 minuti, per il troppo affollamento di gente, buttarono giù le reti e fecero entrare tutti indistintamente, senza biglietti. Bene, immagino che Davide forse abbia qualche domanda. No, mi piacerebbe, va bene così. Va bene. Anna? Io in realtà una curiosità ce l'avrei. Mi stavo chiedendo, ovviamente non era oggetto specifico del suo lavoro, però mi stavo chiedendo se ha fatto una riflessione sul rapporto comunque fra musica e movimenti sociali, pensando alla stagione magari più recente dei movimenti, relativamente insomma più recente, dei movimenti per l'altermondialismo e comunque la contestazione della globalizzazione neoliberista, no? Quindi tra fine anni 90 e inizio anni 2000,
dove c'era una grande, diciamo, un grande successo della world music, e c'erano molti artisti anche impegnati in quella stagione. Interessante, insomma, il connubio musica, movimenti sociali, ecco. Stavo chiedendo se aveva fatto una riflessione su questo. In realtà no, ho cercato più di, diciamo, legare il tutto a quello che poi è stato ovviamente il decadere del movimento hippie, perché ovviamente quello che ci si concentra poi soprattutto in una tesi di riguardante Woodstock, ovviamente il movimento hippie, però è ovvio che poi ci sono stati, come poi ho citato nelle parti finali, ci sono stati delle tentativi, alcuni l'ho citato, alcuni no, ci sono stati dei tentativi di rimarcare quello che è stato poi Woodstock e di quello che sono state le controculture. Ad esempio c'è stato un Woodstock 2.0 che non ha avuto per niente successo, nonostante gli artisti di calibro di Red Hot Chili Peppers, di Green Day, quindi comunque vada, si capisce quanto i tempi siano cambiati e quanto ci vorrebbe, appunto, nella riflessione finale che ho fatto, ci vorrebbe un altro tipo di Woodstock, però modernizzato in un altro tipo e in un altro modo. Il vero problema è ovviamente, in tipo generale, è il come farlo al tempo nel 2022, certo, perché ovviamente abbiamo avuto, se si pensa, durante la pandemia, che tuttora è presente, però durante il periodo più buio della pandemia abbiamo avuto concerti con tantissime persone, però tutte collegate online. Questo ho riflettuto su quanto sia un paradosso, no? Perché nonostante le persone siano tutte collegate e tutte possano partecipare allo stesso concerto, sono tutte così lontane, tutti individui. Quindi fondamentalmente ci vorrebbe un certo tipo di controcultura che riesca a ridare quel vivo che c'era nel 1969. Prego. Grazie anche per me. La congediamo momentaneamente ricordando la media d'esame, che è 88,4, cioè 88. Ci vediamo tra un momento. Grazie. Noi andiamo nella nostra stanzetta. Signor Gianluigi Carta, in virtù dei poteri conferitimi dal magnifico rettore, la proclamo dottore in scienze della comunicazione con la votazione di 91 su 110. Auguri. La vita è il rischio. Arrivederci. Sabatini, Marco Sabatini. Perde l'attimo. Si accomodi. Allora.
Il signor Marco Sabatini presenta la dissertazione sulle vie della seta. Io devo fare, prima devo aprire. Da qui dovremmo vederla, da qui. Eccola. Però non si vede la femmina. Proviamo a aggiornare. Vede lei la sua penna? Dovrebbe essere qui. Ah, forse questo, disco locale, no? No, disco locale C, quindi. Installare disk su. Proviamo a cambiare porta. Prova a cambiarlo. Ecco qua. Andiamo. No, ma poi di solito fa un suono. No. È come se non la vedesse. Strano. Sono altri ingressi. Facciamo almeno. No, questa non se la, ecco, almeno quella non se la dimentichi. Mi spiace. Va bene, a lei la parola. Ecco qua. Ah, buonasera. La mia tesi si è basata sulle vie della seta, però in realtà scrivendola mi sono reso conto che si stava parlando della nascita di un impero o rinascita di un impero che è quello cinese. La Cina è un paese che alla morte di Mao è un paese praticamente distrutto, povero economicamente, è un paese prevalentemente rurale ed è un paese che è a malapena autosufficiente. Deng Xiaoping apporta una serie di riforme molto importanti che vedono praticamente l'ingresso di capitali stranieri, di investimenti stranieri in Cina e la privatizzazione. Naturalmente è una privatizzazione sotto il controllo statale, tanto è vero che si chiama socialismo con caratteristiche cinesi ed è tutt'oggi vigente. È una riforma che porta la Cina ad arricchirsi enormemente. È un paese che dal 92 al 2013 ancora cresce, ma dal 92 al 2013 ha una crescita del 10% come prodotto interno lordo annuo, quindi è una crescita notevole, una crescita che la porta addirittura ad acquisire il debito pubblico americano in parte. Quindi è un paese che diviene molto più benestante, il reddito pro capite cresce notevolmente, è un paese che da prevalentemente rurale diviene un paese industrializzato, è un paese dove nasce anche una media borghesia, se vogliamo. Il prodotto interno lordo si avvicina addirittura a certi paesi europei. E questo però che cosa comporta? E qui è la spiegazione delle vie della seta, il perché della via della seta. Le vie della seta sono costosissime, diciamo che siamo intorno ai 1.000 miliardi di investimento e sono geopoliticamente molto labili. Praticamente abbiamo guerre, abbiamo problemi economici nelle varie nazioni che hanno comunque stipulato contratti con la Cina, abbiamo dei cambiamenti di fronte politico. Quindi pensare alla via della seta come un qualcosa che va dal punto A al punto B ininterrottamente è sbagliato. Quindi c'è un lavoro diplomatico dietro molto complesso, sono loro stesse queste vie della seta complesse in se stesse. Ora qui non c'è purtroppo le immagini, ma sono
una serie di corridoi economici con un fascio di reti stradali, autostradali, gasdotti, ferrovie. Quindi è una cosa veramente molto complessa rispetto alle cartine che generalmente andate a trovare. Perché questo investimento? Perché la Cina, nonostante questa crescita enorme, si trova di fronte a tutta una serie di problematiche. Innanzitutto si è legata a un'energia, quella del carbone, che porta tanto inquinamento e anche comunque molto costosa da un punto di vista estrattivo. Abbiamo una classe media che è cresciuta a dismisura, una classe media che non va di certo al lavoro in bicicletta, utilizza le macchine, una classe media che vuole comunque tutta una serie di prodotti. Abbiamo che anche in Cina, come in Italia, c'è stato noi abbiamo un nord e un sud, loro hanno un nord povero, il nord-ovest è molto più povero rispetto al sud, che si trova nella zona costiera ricca di scambi, e vi sono quindi delle zone ancora poco sviluppate, prevalentemente rurali. Abbiamo altra cosa da dire, che questa crescita del prodotto interno lordo fa sì che le aziende non sono più disposte a produrre cose di basso costo, no? Le cinesaie che noi conosciamo non sono più disposte, e per carità anche un vantaggio, perché la Cina si è gettata verso un'imprenditoria più tecnologica, quindi si trovano con un surplus manifatturiero molto grande, un'industria pesante allo stesso modo, acciaio, la costruzione di mezzi molto elevata. Il mercato interno non è cresciuto come poi è cresciuto invece il paese, quindi i consumi interni, per quanto sia cresciuta anche questa media borghesia, non riesce a togliere questo surplus, a eliminare questo surplus, e anche gli stessi paesi con la quale scambia praticamente le merci non vanno ad acquisire tutto quell'acciaio, tutta quella manifattura. Quindi deve trovare nuove vie di sbocco. E altra cosa molto molto importante è il cambiamento dell'atteggiamento degli Stati Uniti nei confronti della Cina. Cina e Stati Uniti sono il primo partner ciascuno dell'altro, il primo partner commerciale, però già con Obama, con l'amministrazione Obama, cambia l'atteggiamento. Cioè gli Stati Uniti capiscono che la Cina sarà, tutt'oggi ancora di più, l'avversario principale per quello che è il dominio mondiale, diciamo, il dominio economico, politico, anche militare del pianeta. La Cina è un paese che ha 1,5 miliardi di abitanti e si trova in una regione molto ricca dal punto di vista economico, è una regione dove abbiamo 2/3 della popolazione mondiale, che è l'India, che è la Russia, poi ci sono paesi, Giappone, Corea del Sud, anche tecnologicamente molto avanzati. Anche l'India non è più il paese di prima, è un paese che è cresciuto enormemente. Quindi chi controlla quella regione, quella parte del Pacifico, controlla, diciamo, i mercati mondiali, controlla la parte più importante dei mercati mondiali, quindi può crescere economicamente, politicamente a dismisura. Infatti è quello che poi la Cina ha fatto finora. Da qui nasce il pivot to Asia, praticamente una forma di contenimento che gli Stati Uniti hanno messo nei confronti della Cina, una serie di rapporti di accordi bilaterali con i vari paesi confinanti, anche questi impauriti da quella che è la crescita cinese, le Filippine, il Vietnam, abbiamo tutta una serie di paesi che il Giappone, l'India stessa si sentono intimoriti da questa crescita, che non è, ripeto, anche solo economica, ma una crescita anche militare, insomma, militarmente la Cina sta crescendo veramente molto. Quindi si impauriscono, hanno formato questa forma, questo ASEAN, che sia da un punto di vista commerciale, diciamo, gli Stati Uniti vanno più a investire nei paesi confinanti che non nella Cina, gli Stati Uniti formano questi accordi, per esempio con le Filippine, per l'utilizzo di basi militari,
Ora qui avevo qualche immagine, ma il numero di solidari americani in quella regione è molto elevato. E poi c'è anche il contrasto che tutt'oggi presente, sempre più presente, con Taiwan. Taiwan è un è importantissimo dal punto di vista della produzione tecnologica, ma anche perché permetterebbe di sfuggire a questo blocco. Allora, dicevo, che cosa fanno queste vie della seta? Perché, ripeto, sono investimenti enormi, sono anche aveva degli accordi con l'India, le ha dovuti il percorso l'ha dovuto cambiare, abbiamo la guerra con l'Ucraina, deve cambiare nuovamente percorso per i gasdotti e per tutto il resto, quindi politicamente anche sono molto rischiose queste vie della seta, però sono necessarie. Necessarie perché gli permettono di esportare questo surplus e di importare, di andare a importare materie prime, petrolio. L'ho intitolato le vie della seta perché sono molte, sono tre attualmente: una via della seta marittima, una via della seta terrestre e una via della seta artica, che praticamente costeggia tutte le coste della Russia, poi arrivare fino a Rotterdam facendo il percorso artico. Ma dicevo, non sono solo quelle, perché sempre più paesi stanno entrando a far parte di queste, stanno stipulando accordi con la Cina per far parte di questi percorsi della via della seta. L'America Latina, l'Oceania, c'era l'Europa, ci sta l'Africa, ci stanno anche questi paesi asiatici che prima erano contrari, incominciano a capire che le vie della seta sono una possibilità economica di crescita non indifferente. E quindi stanno sorgendo nuovi corridoi economici che si vanno poi a collegare fra di loro. Per esempio, nella via marittima, che non la posso far vedere, arriva tanto in Oceania quanto passare attraverso il Portogallo e arrivare poi anche dall'altra parte dell'Atlantico, quindi va a collegarsi con tutta una serie di altre realtà, quelle dell'America Latina, per esempio. Che cosa gli permettono di fare questi corridoi economici? Tra l'altro gli permettono anche di bypassare in certi posti, in certe regioni, di bypassare questo blocco navale. La Cina ha già messo in conto che prima o poi si dovrà confrontare anche militarmente con gli Stati Uniti, che ci sarà un blocco navale, e quindi questi corridoi non solo questo commercio e questa importazione di materie prime, ma permettono anche di bypassare appunto qualsiasi eveniente blocco navale da parte americana. Le vie della seta sono divenute, a oggi sono una forma di attrito, un qualcosa di diciamo che divide praticamente la scelta di queste vie della seta tra un blocco e un altro. È come se si fosse oramai ricostruito il blocco Unione Sovietica Stati Uniti, in questo caso abbiamo Cina con gli Stati Uniti. Praticamente aderire alle vie della seta, cosa che aveva fatto anche l'Italia nel 2019, significherebbe appoggiare quello che è una globalizzazione, quella cinese nei confronti di quella americana, quindi appoggiare un mondo rispetto a un altro, perché le vie della seta non è solo cemento, ferro, autostrade, treni. Con le vie della seta viaggia un mondo. Con le vie della seta, quando le vie della seta arrivano in certi paesi, si cambia il metodo stesso di pagamento. Il petrolio non viene più pagato in dollari, ma viene pagato in valuta cinese. Vengono utilizzati satelliti cinesi, si utilizza tecnologia cinese. Con la via della seta, per esempio, viaggia anche l'Healthcare Silk Road, una via della seta che porta alla costruzione di ospedali, ambulatori, ma porta anche a delle relazioni tra varie industrie chimica e farmaceutica cinese con quella dei paesi che va a toccare. Ma c'è la Digital Silk Road, quindi praticamente vanno a sostituire quelle che erano l'hardware, l'internet, diciamo, la parte hardware internet, le cave in fibra degli Stati Uniti con quelle cinesi. Cioè è veramente un rimpiazzare il mondo statunitense occidentale con quello cinese. E quindi
nel nostro caso abbiamo dovuto fare dietro front anche su tanti contratti che erano stati stipulati, come in molti paesi europei, mentre altri paesi accolgono a braccia aperte questo nuovo mondo. Sono due globalizzazioni molto diverse che porteranno a numerosi contratti economici, politici e probabilmente anche militari. Grazie Marco. Una domanda. Quali differenze e quali somiglianze vede col colonialismo europeo di fine Ottocento, che veniva dopo una grande espansione economica e quindi anche con una superiorità militare di paesi europei come Gran Bretagna, come Francia? Allora, l'espansionismo, lei parla di storia. Per dire le differenze, cerco di fare la cosa in breve. La Cina, nonostante la potenza che aveva, non ha mai cercato l'espansionismo, specialmente di tipo occidentale. Cioè, gli occidentali sono andati con navi, con quello dove sono andati già al tempo del colonialismo, dove sono andati, hanno portato comunque i paesi, li hanno soggiogati. Questo non è mai stato nella mentalità cinese, nemmeno con i paesi confinanti, non c'è mai stato, nonostante questa potenza. Quindi le differenze di globalizzazione, innanzitutto, è il modo di porsi con gli altri paesi. Cioè questa Cina, allora, di fare delle basi, le basi militari se le fanno giusto per proteggere i loro operai da quelli che possono essere il terrorismo che abbiamo di matrice islamica, quindi, ma la mentalità americana, la mentalità occidentale, ora qui non c'è nella tesi, non, dove la Cina ha costruito per esempio una città in Arabia Saudita, ha costruito che si chiama Dumk, e praticamente è una raffineria, una città. Gli Stati Uniti cosa hanno fatto? Ci hanno costruito una base militare. Cioè, il modo di approcciarsi è sempre stato diverso, anche da un punto di vista di questo oggi rispetto a prima della Cina. La Cina cerca una partnership con i vari paesi che l'Occidente non ha mai ricercato. L'Africa, come l'America Latina, accolgono a braccia aperte la Cina, perché la Cina quello che vuole fare è costruire, per esempio, una classe media alla quale vendere i prodotti. All'Occidente non è mai interessato. La Cina cerca di costruire tutta una serie di reti stradali, autostradali. All'Occidente, dall'Ottocento in poi, non è mai interessato. E la colonizzazione, per esempio, il modo di operare dell'Occidente nei confronti degli altri paesi, l'abbiamo poi proprio in Cina. In seguito alla famosa guerra dell'oppio, si vede come si comportano i paesi occidentali nei confronti della Cina. Grazie Marco. Davide, Anna, avete qualcosa da chiedere, aggiungere? No, grazie. Allora, congediamo Marco momentaneamente ricordandole la media di esame, che è 92.7, quindi 93. Ci vediamo tra un attimo. Abbandoniamo la... Mm-hmm.
Signor Marco Sabatini, in virtù dei poteri conferitimi dal magnifico rettore, la proclamo dottore in scienze della comunicazione con la votazione di 96 su 110. No, auguri. Hai già chiamato il prossimo? Sì, sì, sì. Arrivederci. 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 Eccolo Filippo, si accomodi. Facciamo entrare tutti. L'ultimo può chiudere la porta, grazie. Allora, il signor Filippo San Micheli presenta una dissertazione dal titolo Storia dell'audiolibro, evoluzione tecnologica e ascesa sociale di un medium. Il relatore sono io, che le dà subito la parola senza porre tempo in mezzo. Allora, questo è molto complicato oggi, proviamo a infilarla. Proviamo. Qui, vediamo, prova. Però un po'. Altrimenti si può andare. Provi di qua. Soprattutto non ha funzionato. Sì, l'ha presa subito. Questa è la presa. Allora, vediamo qual è. C'è sia i power di tipo X che la seconda e la prima. Qua. La apriamo. Però questa sembra l'ultimo file, l'ultima della seconda. Altrimenti vuol dire un po' di conosci. Si è un po' sbagliata perché vedo di non va, però si legge, dai. Sì, sì, questa va bene, dobbiamo condividerla. Ecco, la vedi anche tu Davide adesso? Ora sì, la vedo. C'hai sempre il volume molto alto. Però noi per farla vedere a lui dobbiamo metterla così. Perfetto. Perfetto. Grazie mille. Si vede bene. Allora, buongiorno, sono Filippo San Micheli, la mia tesi, come già stato detto, è la è storia dell'audiolibro, evoluzione tecnologica e stessa sociale di un media. I motivi che mi hanno spinto a intraprendere questo argomento sono un interesse per la storia, quindi la successiva divulgazione della affascinante storia di questo medium, e una speranza di suscitare un interesse negli lettori abbastanza sufficiente comunque da poterli portare a almeno provarlo per una volta. Le domande della ricerca che dividono la tesi, ognuna segna una delle tre parti della tesi, riguardano le definizioni del medium in questione, la sua storia e la sua evoluzione nel corso del tempo e il suo status sociale nell'attuale società. L'approccio di ricerca è compilativo e come fonte è usato dai libri agli articoli scientifici, articoli di giornali, di siti di importanti enti riguardanti comunque l'argomento e via dicendo. Per quanto riguarda invece la prima parte, delle definizioni, si può subito constatare che il dizionario Treccani descrive l'audiolibro come un libro da ascoltare, il cui testo è inciso su un supporto audio. Per andare però più in profondità e definire
i limiti che lo separano da altri media simili come il podcast o il radiodrama, nella tesi sono stati usati due framework in particolare, le modalities di Lars Armstrong e le affordances di Gibson, di James Gibson. I risultati dello studio hanno dimostrato che comunque le caratteristiche trovate in entrambi i casi sono abbastanza simili, riguardano l'utilizzo delle onde sonore come medium fisico per il trasporto del testo e l'utilizzo di un supporto fisico portatile e quindi comodo e la presenza di un narratore che sia decodifica in parte il testo originale che permette di diciamo avere delle relazioni diverse rispetto al testo originale. Per quanto riguarda il passato, si può parlare di audiolibro del termine di audiolibro fin dalla prima invenzione della scrittura, circa nel 3000 avanti Cristo, ma la vera diciamo nascita del media come lo intendiamo adesso, è del 1877, quando è stato inventato da Thomas Alva Edison il fonografo. Però nonostante comunque una continua evoluzione, si vedrà soltanto nel 1934 e 35, sia in America che in Inghilterra, i primi prototipi venire distribuiti esclusivamente però ancora soltanto a non vedenti, da associazioni appunto fondate apposta per loro. Soltanto nel 1950 vedremo poi un approccio al mercato più pubblico di massa, e nel 1970 inizia già a prendere un po' piede il medium nella società. La vera crescita però inizia negli anni 90 con la venuta della digitalizzazione, che ha molto aiutato il media. Infatti, per quanto riguarda la terza parte, il presente del media, vediamo una continua crescita registrata nei diversi anni dalla Audio Publishers Association, che è l'agenzia più importante in materia in America, e che ha mostrato comunque quanto la digitalizzazione abbia fatto bene a questo media, soprattutto attraverso il boom di servizi a sottoscrizione, come per esempio Audible. Questo si vede da analisi e molti sondaggi anche online. Ultimamente, grazie comunque ancora alla digitalizzazione e alla globalizzazione, il medium è approdato nel territorio, nel mercato globale, soprattutto nelle tre macro aree di America, dove ancora fino a pochi anni fa era al massimo della sua potenza, Cina e comunque Estremo Oriente, Cina e India soprattutto, e in Europa. Per quanto riguarda invece le conclusioni, si può vedere per il futuro un miglioramento sia dal punto di vista tecnologico, con mezzi come le casse intelligenti come Amazon Echo o Google Home, o attraverso addirittura cose più diciamo fantascientifiche, come per esempio appunto la sintetizzazione vocale, il text to speech, mentre invece si vedrà registrare un ulteriore aumento dell'utilizzo di tutti questi subscription services che abbiamo visto che hanno fatto da padrone in quest'ultimo periodo. Grazie Filippo. Perché uno oggi deve preferire l'ascolto rispetto a un film, rispetto alla lettura, rispetto diciamo... quali sono le ragioni per cui non è più una cosa limitata ai ciechi, ma anche le persone diciamo che non ne avrebbero bisogno perché obbligate a decretare il successo, secondo lei? Beh, questo lo possiamo vedere addirittura nella sezione delle affordances, in quanto
quello che permette all'audiolibro di essere più comodo rispetto ad altri media ora come ora è la possibilità di poterlo ascoltare anche avendo la libertà di movimento e di poter guardare e poter prestare attenzione ad altre cose attraverso quello che viene chiamato comunque lettura distratta. Quindi permette questa cosa più l'avvento comunque di mezzi appunto così facili e così comodi come un telefono e delle cuffie di poterlo ascoltare come sui viaggi in macchina dei pendolari, come avevano fatto, come è stato sfruttato molto dalla Books on Tape negli anni 70, che ha reso il medium veramente quello che è adesso, facendolo crescere in popolarità in modo estremo. Inoltre permette di appunto essere visto durante varie attività del giorno, oppure c'è anche la possibilità di sfruttarlo semplicemente per godersi anche lo stesso libro che è stato già letto, ma come diceva addirittura lo stesso Edison, letto da un professionista che naturalmente cambia l'esperienza del tutto. Bene, io mi dichiaro soddisfatto, non so se Davide o Anna hanno domande da farle. Io sono soddisfatto. Bene, allora congediamo momentaneamente Filippo ricordandogli la media di esame che è 102,1, cioè 102. Ci vediamo tra un attimo. Okay. Grazie. Noi ci spostiamo nella saletta. Mi scusi. La partita del voto oppure? No, del voto, solo no. Del voto. Don Fenix. Va benissimo. Allora. Dottore. Sì, in virtù dei poteri conferiti dal magnifico rettore, la proclamo dottore in scienza della comunicazione con la votazione di 106 su 110. La ringrazio infinitamente. Auguri. Di nuovo auguri. Grazie mille. E con questa doppia cosa, ragazzi. E ora l'ho spento anche, ma l'ho chiuso. Si accomodi. Allora, poi l'ultimo ci chiude la porta, grazie. La signora Azzurra Martelli ci presenta la dissertazione di laurea dal titolo La moda modesta, l'hijab e i diversi volti del velo islamico. Anche una presentazione, la relatrice, la professoressa Preschi, che le cede la parola. Vediamo se ci riusciamo adesso. Lì è rimasta quella di Filippo. Questa, però. Aspetta. Si va tolta con cautela. Aspetta.
non ci ha detto niente. Togli. Però c'era là lì, si vedeva. Sì, ma l'avevo tolto, infatti non c'è più. E invece questa presentazione è qua. Ah, c'è già. Sì, è vero, la... già abbiamo fatto già. Sulla costa. Allora, l'apro. Dunque, poi devo condividerla qui. E non la vedo però, perché così si è aperta in internet e non, perché così non è in PDF, è in, aspetta. No. Così non si apre. Mi sa che dobbiamo fare senza, sì, perché non la vede. Perché questa apre un'altra scheda qui, capito? Non è un file. Sì, sì. Ce la fa a raccontarci senza le slide? Non posso proprio averla, perché il corso l'ho preparato. Mi rendo conto, però noi non riusciamo a aprirla. E non so che fare. No, abbiamo già mandata per posta elettronica. Ma qui non ce la vuole mettere qui e ce la mostra qui. Non vedrà il pubblico, connessione. Possiamo metterla girata, non la sì. Vediamo noi, ma lo vedono nello schermo. Però è molto più. Proprio a girarla del tutto. Avviciniamola. No, così. E tanto non si vede perché è molto piccolo. Va bene, allora. Facciamo così, via. Allora, la mia mente è volta ad analizzare la nuova modernità del Spectrum, ovvero questo tipo di abbigliamento, sobrio e coprente, caratteristico delle donne appartenenti alla religione musulmana. Ho deciso di trattare questo argomento perché sono appassionata di moda e in particolare mi interessava molto il processo di inclusione che alcuni brand stanno appunto attuando negli ultimi tempi. Allora, nella mia tesi, nel mio lavoro, ho deciso inizialmente di fare un'analisi dei passaggi del Corano che sono appunto dedicati alla modestia nel vestiario. Da questa analisi ho scoperto appunto tre cose. La prima cosa è che il velo è tanto un costrutto religioso quanto un costrutto culturale, infatti era presente nelle popolazioni dove poi l'Islam si è affermato, insomma era presente precedentemente, e inoltre l'hijab, diciamo che nel Corano non viene mai fatto riferimento ad un oggetto tangibile, ma si tratta piuttosto sempre di un comportamento o un atteggiamento che sia uomini che donne devono a cui devono aderire. Infine ho scoperto che appunto il velamento integrale non è necessario dal punto di vista religioso. E queste foto appunto sono il chador, l'hijab, il niqab e il burqa, che sono i veli più utilizzati dalle donne musulmane. I primi due, quindi il chador e l'hijab, sono diciamo quelli più consoni alle direttive che vengono date nel Corano, mentre gli altri risultano essere delle creazioni più recenti di regimi fondamentalisti patriarcali. Poi successivamente mi sono voluta concentrare sulla semiotica sociale del velo e ho scoperto appunto questo dualismo sulla visione occidentale del velo e la visione medio orientale. La visione occidentale è molto negativa poiché influenzata
dagli attacchi terroristici che ci sono stati negli anni, primo tra tutti appunto l'attacco alle Torri Gemelle l'11 settembre del 2001, e questo ha fatto sì che è stato influenzato sia in modo anche sia la politica che la cultura a vedere appunto questa religione in modo negativo. La visione invece medio orientale del velo è una visione positiva. Il velo è simbolo di identità culturale e religiosa e addirittura in alcuni contesti per alcune persone diventa un simbolo di lotta contro gli stereotipi di bellezza e di mercificazione del corpo femminile. Per quanto riguarda appunto la visione occidentale del velo, ho voluto prendere in esame un contesto europeo, che è appunto il contesto francese. Le conseguenze quindi dell'islamofobia in Francia sono state l'approvazione di leggi anti-velo e anti-burchini. Come possiamo vedere qui, infatti, ci sono state delle leggi nel 2004 che hanno vietato in contesti scolastici il velo, e nel 2016 c'è stato appunto il Burkini Gate che ha approvato l'abolizione appunto di burkini nelle spiagge della Costa Azzurra. Per quanto riguarda la visione medio orientale, c'è stato un cambiamento diciamo anche radicale per quanto riguarda il velo. La prima foto, ad esempio, è stata scattata nel 1970 a Kabul, e appunto si possono vedere delle donne vestite con abiti occidentali, e sappiamo tutti ora non essere più così, perché poco dopo si è riaffermato il regime fondamentalista che ha dato appunto come il velo integrale come obbligatorio. Invece nei paesi dove appunto le donne hanno diritto di scelta si hanno due fenomeni, ovvero l'abbandono del velo, quindi alcune donne come ad esempio questa famosa influencer ha deciso, lei è praticante e credente attiva nella comunità, ma ha deciso di abbandonare il velo perché non lo sentiva più suo. Oppure c'è quest'altro fenomeno che è stato portato avanti dalla generazione Z e dai millennials, che è appunto il revival etnico, ovvero questo riscoperta del velo, e che appunto le donne che avevano magari smesso di usarlo hanno riniziato ad usarlo. Quindi questa riscoperta ha portato, diciamo, a un cosmopolitismo islamico, quindi c'è una ridefinizione del velo che fa sì che la domanda di questo velo si ampi in misura spropositata, ad arrivare infatti a creare un mercato multimiliardario. Le aziende quindi si interessano e addirittura ci sono l'affermazione di hijab fashion influencer che influenzano appunto il mercato. L'obiettivo sia dei brand occidentali che dei brand orientali, medio orientali, è quello di includere tutti, quindi di voler arrivare a tutti con i propri capi, indipendentemente della cultura. Qui possiamo vedere appunto dei brand occidentali che si sono cimentati nella moda modesta, e questi sono invece i brand medio orientali che cercano di essere inclusivi anche per chi magari non fa parte della religione dell'Islam, però vuole comunque usare questo tipo di abbigliamento.
E quindi questo cambiamento nella moda porta quindi anche all'inclusione di donne musulmane anche in copertine, in prima pagina. Diciamo che la rivista più all'avanguardia possiamo dire che è Vogue Arabia, infatti diciamo che è più all'avanguardia perché proprio il target è la popolazione araba, in quanto appunto viene pubblicato in quei paesi. Allure invece e British Vogue invece sono stati i primi due le prime due riviste che hanno visto occidentali che hanno visto donne musulmane con hijab in copertina. Quando però si tratta di minoranze, soprattutto nella moda, a volte si scaturiscono problematiche di questa inclusione. Una tra queste è l'appropriazione culturale, che comporta una strumentalizzazione o tradimento del significato dei simboli adottati, poiché per alcuni brand l'obiettivo finale è quello del profitto e non interessa loro magari arrivare alla celebrazione della cultura. Un esempio appunto in questa foto possiamo vedere la campagna di American Eagle che al posto dell'hijab ha messo appunto i jeans in testa alla modella. L'altra problematica invece è il doppio standard, ovvero nella scorsa Fashion Week di Parigi un'attrice molto famosa ha indossato un foulard in testa e dai media è stata celebrata come icona di stile, cosa che però se una donna di ceto medio-basso islamica fa, appunto viene additata come come inappropriata e quindi diciamo che si tende a elogiare e denigrare solo per quanto riguarda lo status sociale della persona. Basta, fine. E spero che sia stato interessante, vi ringrazio per l'attenzione. Grazie a lei, Azzurra. Anna Carola? Senta, lo sa perché era parlato tante volte, sì. No? Anche nel corso del suo lavoro di tesi, c'è un po' un'ambiguità in questo richiedere da parte anche lei parla di molti esempi anche di giovani donne, no? Islamiche che adottano hijab in una prospettiva addirittura di emancipazione, loro sostengono. C'è un'ambiguità in questa situazione. L'ambiguità è che magari vogliono aderire a questo a questa modestia, ma sovraccompensano appunto con il trucco o comunque usano cose molto, si mettono gioielli eccetera molto vistosi e quindi in effetti la modestia a quel punto diventa un po' ambiguo perché ti copri i capelli e però appunto vai a sovraccompensare con altre cose e quindi sì per me sì, sicuramente c'è questa ambiguità. Davide, avevi qualche osservazione? No, grazie. Allora, siamo soddisfatti, la congediamo momentaneamente ricordandole la media di esame che è 91,9, cioè 92. Vediamo tra un attimo. E noi andiamo nella nostra stanzetta.
detto nulla perché era più qualcosa. Allora, l'hai chiamata Bardelli? Non la vediamo. Si l'ho fumata. Ti ha visto. Buongiorno. Buongiorno. Si accomodi pure a sedere. L'ultimo, se chiude la porta, poi ci fa un favore. Allora, la signora Rebecca Grace Bardelli presenta la dissertazione di laurea dal titolo La discriminazione razziale degli afroamericani negli Stati Uniti d'America, un confronto tra ieri e oggi. Relatore il professor Davide Sparti, che immagino le dà subito la parola. Davide. Sì, senz'altro. Nella mia tesi di laurea ho deciso di affrontare il tema delle disuguaglianze e discriminazioni perpetuate nei confronti degli afroamericani perché ho sempre trovato interessanti i temi di ingiustizia razziale e sostengo sia importante imparare a capire e conoscere quanto queste discriminazioni basate sul colore della pelle facciano parte della nostra società. L'obiettivo del mio lavoro era riuscire a capire come e quanto queste discriminazioni siano cambiate nel corso del tempo. Per questo motivo ho diviso il mio lavoro in due capitoli. Nel primo capitolo ho parlato dei movimenti per i diritti civili e di tutte le conquiste che hanno ottenuto gli afroamericani lottando contro le discriminazioni perpetuate nei loro confronti. Ho inoltre fatto riferimento ai due leader più importanti del movimento, Martin Luther King Jr. e Malcolm X, osservando come essi avessero questo diverso modo di affrontare la discriminazione. E, ho inoltre evidenziato le pratiche di resistenza attuate per riuscire a ottenere i propri diritti, e, tra cui le marce, i sit-in, le freedom rights e le varie proteste. Ho infine, nel secondo capitolo invece, ho deciso di affrontare le proteste attuali con il movimento Black Lives Matter e ho fatto riferimento ad alcuni autori che hanno mostrato i motivi culturali e sociali alla base del razzismo. Ho citato Alessandro Dallago, che nel suo libro Non persone definisce come gli stranieri vengono visti come persone inferiori e pertanto discriminati, e facendo riferimento agli afroamericani, i primi schiavi deportati in America, che si hanno subito discriminazioni sin dal primo momento, e queste, le ripercussioni di queste discriminazioni si vedono ancora oggi. I movimenti e le proteste che avvengono oggi sono infatti, dimostrano come gli afroamericani siano consapevoli del fatto di star vivendo in una condizione di svantaggio a livello economico, politico e sociale, e spesso queste proteste che avvengono a seguito di uccisioni di innocenti afroamericani da parte di agenti di polizia vengono attuati proprio dal movimento Black Lives Matter, che è diventato molto importante negli ultimi anni. Facendo riferimento al concetto di razzismo, ho citato anche Paola Tabet, che nel suo libro La pelle giusta mostra come sostiene che il razzismo sia una, prima di essere un'ideologia, è un rapporto di potere tra classi sociali, e definisce il razzismo come uno strumento di uno strumento di potere per definire le classi sociali e mantenere il potere della maggioranza, mostrando anche come i stereotipi nei confronti del diverso perpetuati anche dai media mostrino questa idea dello straniero come inferiore, spesso come pericoloso. Al giorno d'oggi gli afroamericani, a causa dei beni accumulati, possiedono circa il 4% della ricchezza totale degli Stati Uniti d'America, a differenza degli americani bianchi, che ne possiedono circa l'85%. Questo a causa proprio dei beni accumulati che, proprio grazie alle privazioni che hanno subito come comunità nel corso degli anni, non hanno potuto tramandare bene ai loro discendenti.
i tassi di incarcerazione e uccisione da parte di ufficiali della polizia sono estremamente alti nei confronti degli afroamericani piuttosto che degli americani bianchi, così come i tassi di disoccupazione che risultano essere al doppio tra gli afroamericani. A livello scolastico è stato dimostrato che essi ottengono una educazione peggiore, così come un'assistenza sanitaria peggiore. E, dunque, a seguito delle lotte, delle proteste e di tutti gli obiettivi che hanno raggiunto nel corso degli anni, possiamo dedurre che oggi gli afroamericani vivono ancora in una condizione di, pur avendo pari diritti ai sensi della legge, si vivono ancora in una condizione di svantaggio a livello sociale, politico ed economico. Grazie Rebecca. Davide, la parola a te. Io avevo una domanda che riguarda proprio il confronto fra lo ieri e l'oggi, che in fondo è un'analisi comparativa, no? Per certi versi non è cambiato nulla, perché il razzismo ancora persiste. D'altra parte volevo chiederle, secondo lei, quali potevano essere le differenze fra le strategie messe in atto negli anni 60 e una risposta come Black Lives Matter? Vede delle affinità e vede anche delle divergenze? Sicuramente una delle principali è che al giorno d'oggi, attraverso i social media, le persone riescono a contattarsi e mettersi in contatto molto più velocemente, che alimenta sicuramente le proteste, e anche grazie ai video che spesso vediamo, purtroppo, delle brutali uccisioni di afroamericani, questi video diventano subito virali e tutto il mondo, diciamo, riesce a vedere di che cosa si tratta. Sicuramente un'altra differenza è che negli anni 50, anni 60, le proteste venivano per lo più attuate solo dagli afroamericani, con qualche eccezione di uomini o donne bianche, mentre al giorno d'oggi, soprattutto nel movimento Black Lives Matter, chiunque, diciamo, ci si rivede, perché per esempio durante la pandemia da Covid-19 anche le persone asiatiche si rivedevano nel movimento, poiché condannati da parte del presidente del tempo Donald Trump come, diciamo, portatori della malattia. Anche cioè, al giorno d'oggi comunque la consapevolezza del razzismo è anche sicuramente più comune, quindi tutti, diciamo, vogliono affrontare la questione e riescono a sentirsi parte del movimento. E, va bene. Grazie Rebecca. Anna, avevi qualche commento? Allora, congediamo momentaneamente Rebecca, ricordandole la media di esame, che è 94,5, quindi 95. Ci vediamo tra un attimo.
signora Rebecca Grace Bardelli, in virtù dei poteri conferiti dal magnifico rettore, la proclamo dottore in scienze della comunicazione con la votazione di 99 su 110. Auguri. Arrivederci. Arrivederci. L'avevo vista lontana, allora l'avevo interpretato come misura di cautela. Sì. Allora diamogli. Per me va bene. No, si preoccupa. Arrivederci. Mi devi ricordare più volte, perché io non ne ho tenuto conto. Allora, dimmi, te le dico in sequenza, 98, 91. Ho segnato con 15 minuti, quindi devo fare la somma per fare il... per raccordare, devo fare la somma. Come tu l'hai segnato? Se vuoi segnare i punti. I punti in che senso? I punti lavorati. Ah... Quindi siamo alla fine a fare l'evento. Ho capito. Ah, vabbè. Buonasera. Prego, ci accomodi. Scusi, discutevamo tra di noi di questioni tecniche. Allora, si accomodi pure a sedere. Spero che non abbia presentazioni. Bravissima, questo là. Allora, la signora Carola Maxenti presenta la dissertazione di tesi dal titolo Vivere senza socialità, la pandemia da Covid-19 come causa di anomia in Italia. Il relatore, il professor Davide Sparti, che immagino le dà subito la parola, Davide. Sì. Bene. Benissimo, buonasera. Allora, appunto, l'idea per questo mio lavoro, per questa mia ricerca, nasce da uno degli argomenti di sociologia che più mi hanno sempre affascinato, cioè il funzionamento delle norme sociali. Le norme sociali sono quelle norme che appunto regolano l'ambito dei comportamenti in società e a cui tutti gli esseri umani che appunto vivono in società generalmente vi si adeguano, nonostante queste siano implicite. E questa caratteristica di essere implicite significa che non sono esplicitamente depositate in un codice come lo sono le norme di cui si occupa la giurisprudenza. Nonostante però siano implicite, sono allo stesso tempo seguite, celebrate e vissute dalla stragrande maggioranza degli esseri umani proprio come dei doveri, quindi degli obblighi morali ai quali appare quindi giusto conformarsi e adattarsi. Anzi, si può dire che appare quasi naturale conformarsi a tale norme, proprio perché sono talmente radicate in ogni cultura da sembrare appunto da sempre presenti nella realtà naturale, anche se così non è. La funzione principale delle norme sociali sicuramente si è verificato questo adattamento a queste norme sociali, perché si è anche rivelato essere utile, in quanto la principale funzione è proprio quella di fornire un orientamento a noi attori sociali su come muoverci nel mondo. E quindi si può dire che le norme sociali fungano proprio da bussole orientative per capire quindi come comportarsi in ogni situazione, rispondono così ai nostri interrogativi pratici della vita quotidiana e ci permettono di venire a capo delle situazioni sociali in modo proficuo e riuscito. Riguardo questi temi non si può non citare il sociologo francese Émile Durkheim, che proprio in riferimento alle norme sociali propose la teoria della coesione sociale, secondo la quale è proprio questa funzione orientativa delle norme sociali che garantisce la coesione della società, quindi che impedisce quindi delle forme di disgregazione sociale. Proseguendo poi nei suoi studi, Durkheim si interroga però anche sulla situazione che invece presenta disgregazione sociale e si chiede quindi quale possa essere la causa di questa situazione. La risposta a questo quesito la trova in quello che egli definisce il concetto di anomia, appunto, questo concetto centrale per la tesi, che egli descrive e ci presenta come una condizione negativa di disorientamento che si viene a creare quando le regolamentazioni delle norme sociali
si modificano improvvisamente, o il loro valore viene meno agli occhi degli attori sociali, o addirittura appunto se vengono del tutto a mancare. Questa situazione provoca degli stati confusionali nelle persone. E c'è da specificare che l'anomia si presenta, ci dice sempre Durkheim, quando avviene una perturbazione dell'ordine collettivo, sono queste le sue parole, cioè una crisi improvvisa che modifica in modo repentino l'assetto corrente che una società possiede e a cui i suoi membri sono abituati e che quindi ritengono essere quello ordinario. Da questi spunti mi è poi venuto in mente il collegamento appunto con la pandemia da Covid-19, con l'attualità, proprio perché questa epidemia micidiale, potremmo dire, ha effettivamente imposto una rivoluzione di quelle che erano le norme sociali a cui prima di questo virus tutti si adattavano. E quindi la mia tesi ha tentato di applicare appunto questo concetto di anomia alla situazione attuale, con lo scopo di andare a capire se oggi effettivamente sia possibile riscontrare stati anomici nel nuovo assetto sociale che si è venuto a creare appunto dopo lo scoppio di questo virus. E per fare ciò, nella mia ricerca è stata predisposta un'indagine empirica che prende in considerazione, c'è da specificare, esclusivamente il caso italiano, e che si delinea principalmente in due modalità di approccio. Inizialmente ho realizzato un sondaggio online al quale hanno risposto 377 persone, e questo mi ha fornito una panoramica generale di quelle che sono state le emozioni che la pandemia ha suscitato. E poi, per approfondire ulteriormente la questione, ho condotto 11 interviste e conversazioni su dei testimoni divisi per fasce d'età, dei quali sono stati ascoltati vissuti emozionali proprio in riferimento all'esperienza del lockdown e poi alla fase delle restrizioni, con appunto il fine di capirne le conseguenze e gli effetti. E tali i risultati poi da me ottenuti tramite queste due modalità, dati poi confrontati con due più ricche e ampie ricerche svolte dai ricercatori dello studio di psicosociologia di Roma nel 2020 e nel 2021, che sono consultabili sulla rivista di psicologia clinica online. Le mie interviste e conversazioni sono state condotte ponendo agli intervistati delle domande molto generali, proprio con lo scopo di costruire una riflessione che spontaneamente infatti provenisse dai testimoni scelti. E i risultati emersi sono stati diversi, ma la principale conclusione, che a mio parere mi sembra più significativa e che emerge dalla mia ricerca, riguarda più che altro le differenze di come sono state vissute e percepite la prima ondata di coronavirus, quella segnata dal lockdown totale, quindi facciamo riferimento al periodo compreso tra precisamente il 10 marzo 2020 e il 18 maggio 2020, rispetto invece come è stata percepita la seconda ondata, cioè quel periodo invece caratterizzato da un tentativo di ripresa della vita quotidiana, dove non si è più assistito a una chiusura totale, ma bensì a delle restrizioni mirate. E le differenze che sono emerse sono in primis il fatto che la reazione anomica, quindi appunto la risposta a questo quesito principale della tesi, se oggi sia possibile riscontrare anomia nella nostra società, la reazione anomica sicuramente è emersa e si è venuta a creare nella seconda ondata rispetto al primo lockdown. La seconda ondata, sicuramente uno dei motivi che è emerso proprio dalle mie interviste, ha creato degli stati confusionali, soprattutto nel momento in cui il governo, nel tentativo appunto di andare verso una riapertura, ha iniziato un'emanazione di norme che si susseguivano e si modificavano con una velocità mai vista prima, che quasi giornalmente appunto venivano modificate e sostituite. E questo proprio ha provocato questi stati confusionali, perché appunto non era più chiaro quale fosse la giusta direzione, la direzione più consona da seguire, e quindi i comportamenti più adatti a cui conformarsi. Sicuramente c'è da dire che anche il lockdown, quello appunto totale, ha
creato una certa destabilizzazione, più che altro per il fatto che è stata una misura messa in atto molto repentinamente e in modo improvviso. Tuttavia, dalla mia ricerca emerge che comunque il lockdown è prevalentemente connotato da sentimenti positivi. Infatti, sicuramente anche complici le istituzioni che hanno tentato una retorica tutta al positivo verso questo periodo, nel senso che appunto è stato fatto passare come una meritata pausa, un momento per ritrovare se stessi, per ritornare ai valori primari. Quindi questo sicuramente ha anche reso questa situazione più facilmente accettabile. In più è interessante mettere in luce il fatto che i cittadini italiani hanno inconsapevolmente messo in atto una riorganizzazione della società nel periodo del lockdown nei termini di una scissione in due gruppi tra noi e gli altri. Questi due gruppi fanno riferimento a noi, cioè le persone chiuse in casa, ma che allo stesso tempo avevano la certezza di essere salvi, lontani dal virus, lontani dagli altri, appunto, coloro che invece erano le persone contagiate, i malati che si trovavano nei luoghi riconosciuti come luoghi della morte, cioè gli ospedali, le terapie intensive. Quindi questo primo periodo del lockdown è stato connotato anche da questa certezza che si è potuta appunto verificare grazie a questa distinzione di poter sapere chi erano le persone in salvo, chi erano le persone invece contagiate e pericolose. Nella seconda ondata anche questa certezza è completamente venuta a mancare, perché con il tentativo di riapertura, quindi non si è più assistito a una chiusura totale, anche questa distinzione non si poteva più mettere in atto, perché con la ripresa della vita societaria non c'era più questa certezza che di coloro che erano a casa che potevano essere sicuri di essere in salvo. Anzi, riprendendo la vita quotidiana in società, l'altro inteso proprio chiunque altro diventa un potenziale nemico, un potenziale portatore del virus e quindi qualcuno da evitare. E dunque da tutto ciò appunto si ricava come da queste conclusioni emerge come appunto il primo lockdown sia stato più facilmente accettabile dalle persone rispetto alla seconda ondata, soprattutto anche per il fatto che in un primo momento, essendo presentata questa situazione così anomala, si è anche venuto a creare un sentimento di solidarietà tra le persone che hanno cercato di farsi forza a vicenda nella speranza che questa misura sarebbe stata quella definitiva che avrebbe fatto concludere tutto. Quando poi nell'autunno del 2020 la seconda ondata pandemica si è ripresentata, le persone si sono trovate davanti a uno sconforto, perché ancora una volta erano stati colti impreparati da questa situazione che sembrava essere anche peggiore. Perciò quindi nella mia tesi sono emersi questi risultati che sicuramente ci fanno comprendere che una reazione anomica si è verificata nella nostra società italiana, soprattutto appunto nel secondo periodo, e i termini entro cui questa si può descrivere sono sicuramente quelli due aspetti principali, cioè la stanchezza appunto di essere di nuovo in questa situazione che sembrava non avere una fine, sembrava non vedere miglioramenti, e sicuramente anche l'incertezza, perché tutte le certezze sono state spazzate via, quelle su cui si pensava di basare appunto la propria vita, sono state spazzate via da un momento all'altro da questa situazione, e quindi questo sentimento di incertezza derivante dal non poter contare sulle certezze usuali, che appunto sono state spazzate via e modificate, pone sicuramente le basi appunto per una condizione anomica presente nella nostra società. E in conclusione c'è da dire che sicuramente una situazione di questo genere, che presenta così forti segnali di comportamenti descrivibili entro la categoria sociologica dell'anomia, non può che porre le basi, purtroppo, per un futuro problematico, pieno di incertezze e paure. Grazie Carola. Davide. Sì, allora mi sembra interessante quello che emerge dal suo resoconto, cioè che
l'anomia emerge in rapporto a due elementi. Da una parte la pandemia in sé, e quindi, diciamo così, il venir meno delle certezze. Dall'altra è legata alla gestione della pandemia o alla cattiva gestione, per esempio a un susseguirsi di decreti che introducono regole che vengono poi negate o riviste costantemente, generando anche qui confusione e disorientamento. Quindi questo mi sembra un primo elemento da sottolineare. L'altra cosa su cui volevo chiederle dei ragguagli è se le persone che aveva raggiunto attraverso il questionario o le interviste avessero sottolineato in che modo siano riuscite a recuperare dei margini, diciamo così, di socialità. In altri paesi, io mi spostavo tra Italia e Germania, per esempio, non hanno mai chiuso gli spazi all'aperto, mai, e diventavano dei luoghi di socialità. Era come una vita domenicale estesa. In Italia hanno chiuso anche gli spazi, generando anche fraintendimenti su dove il virus si trova, e questo ha compromesso la socialità, che si è potuta ripiegare su forme di collegamento online. Ecco, volevo sapere se aveva un riscontro su questo aspetto. Sì, mi viene in mente una ragazza che ho intervistato, che infatti proprio su questo aspetto esatto mi ha riportato come lei, appunto per cercare di riprendere una certa socialità con, diciamo, delle precauzioni, si era proprio resa conto nei suoi rapporti più stretti di mettere in atto una sorta di selezione, nel senso di scegliere chi frequentare, con quindi tutti i rischi e pericoli che poteva compromettere. E, però appunto lei diceva: questo a me fa sentire meglio, perché perlomeno sono stata io a scegliere con chi rapportarmi, e quindi semmai mettermi a rischio, piuttosto che appunto riprendere normalmente, come magari era, come era prima, la socialità del tutto. Lei diceva che comunque si sentiva piuttosto trattenuta, ma allo stesso tempo, per cercare di riprendere una sorta di parvenza di normalità, si era resa conto appunto di aver messo in atto questa selezione di certi contatti con cui continuava ad avere appunto rapporti e incontrarsi, prendendosi lei questa responsabilità di decidere verso chi con chi confrontarsi, diciamo. Un'altra piccola domanda: nella tesi cita Bauman. Ecco, Bauman, senza dirlo esplicitamente, però è come se in un'epoca pre-pandemica avesse sottolineato come l'anomia fosse diventata strutturale, perché la nostra in Occidente è diventata la società dell'incertezza, anzitutto incertezza lavorativa. Il lavoro è poco accessibile, la durata del lavoro non è certa, la retribuzione nemmeno, e quindi per certi versi non è solo la pandemia, ma è proprio la forma che si è data alla nostra società, che rende l'anomia un elemento costitutivo e non solo eccezionale. Sì, la società postmoderna, appunto, secondo Bauman, è proprio caratterizzata da questi aspetti. Infatti era proprio emerso, quando stavo descrivendo come fosse effettivamente l'assetto sociale in cui adesso viviamo, leggendo poi la descrizione di quella che Bauman descrive come la vita liquida, sembrava proprio coincidere. E questo infatti era stato molto interessante, perché Bauman, esatto, in un'epoca pre-pandemica, quasi lungiminarmente, aveva già come predetto verso quale direzione stava procedendo appunto la nostra società postmoderna. E se volete, ho qua la citazione appunto di Bauman, che descrive proprio quella che è la vita liquida, che dice essere una vita precaria vissuta in condizioni di continua incertezza. Le preoccupazioni più acute e ostinate che l'affliggono nascono dal timore di essere colti alla sprovvista e non riuscire a tenere il passo di avvenimenti che si muovono velocemente. Infatti questo, appunto, prima dello scoppio della pandemia da Covid-19, già Bauman ci diceva:
sembra proprio effettivamente descrivere la situazione attuale, come è emersa dalle mie interviste, cioè questo prevalente sentimento di incertezza verso il futuro e questa preoccupazione di non essere appunto al passo con i tempi, perché si muove tutto talmente velocemente e quindi la paura è proprio quella di esatto non riuscire a rimanere appunto in tempo. Grazie Carola. Anna, avevi da aggiungere? Io diciamo ero abbastanza curiosa rispetto all'ultimo punto che sollevava il professor Sparti, cioè volevo sapere se dalle sue interviste era emersa proprio la dimensione economica della diciamo il cambiamento, no? Che lei osserva dell'impatto fra la prima e la prima fase della pandemia e la seconda fase. La seconda fase è una fase in cui anche le conseguenze socio-economiche della pandemia si sono diciamo esplicitate, no? Ecco, volevo sapere se dalle interviste viene esplicitamente fuori questo tema. Allora, se devo essere sincera, non è stata proprio una tematica affrontata, nel senso nelle testimonianze le persone che comunque ho intervistato, magari non è tanto emersa questa cosa, perché tra le persone che ho intervistato, lavoratori, neanche a farlo apposta, tutti hanno sempre lavorato anche durante il lockdown, quindi forse non è stata sentita così forte questa differenza. Però sicuramente sì, perché se nel primo periodo comunque del lockdown ci si poteva già immaginare quali potevano essere le conseguenze, comunque non erano ancora esatto state esplicitate e ancora non le si immaginava effettivamente così come sarebbero state, appunto anche tutta quella retorica di cui parlavo prima, tutta volta al positivo, che cercava di anche quasi sottacere esatto la gravità della situazione. Quando poi dalla seconda ondata per forza di cose si è dovuto riprendere comunque una certa quotidianità e quindi anche una vita in società, in effetti tutto ciò è emerso prepotentemente. Grazie Carola, la congediamo temporaneamente ricordando che la media di esame che è 103,6, cioè 104. Ci vediamo tra un attimo. Va bene, grazie. Sei in grado di dirmi i voti? La media è questa qui, segnata qua.
Carola Maxenti. Sì, Carola Maxenti. Facciamo entrare tutti. Perfetto. Signora Carola Maxenti, in virtù dei poteri conferitimi dal magnifico rettore, la proclamo dottore in scienze della comunicazione con la votazione di 108 su 110. Auguri. Grazie mille. Auguri, grazie mille. Grazie mille, professore. Auguri. Grazie. Arrivederci. Questa la tiene l'università? No, lei la può portare. Prego. Grazie mille. L'ha già consegnata in segreteria. Buonasera. Anche a voi. Arrivederci. L'hai già chiamata, vero? Con tutti questi tramenii tecnologici non riesco a rispettare i miei ritmi giapponesi, Davide. È impossibile, sono queste cose parallele. Buonasera, Diletta si accomodi. Allora, la signora Diletta Rossetti presenta la dissertazione di laurea dal titolo La guerra dei mondi, il radiodramma di Orson Welles che sconvolse l'America. Il relatore sono io, le lascio subito la parola. Eccomi. Sì, allora, io ho deciso di fare la mia tesi sulla guerra dei mondi, lo sceneggiato radiofonico di Orson Welles, perché ero molto interessata a studiare quelle che sono state le reazioni sia che ha provocato nei cittadini che nella stampa, che ricercare se ai giorni d'oggi ci fosse una cosa simile, ci fosse un evento simile. H.G. Wells vendette i diritti per adattare i suoi romanzi proprio a Orson Welles, regista e produttore radiofonico, che era interessato a produrre per la radio soprattutto La guerra dei mondi. Questo perché voleva fare un lavoro molto particolare con questo sceneggiato. Voleva appunto renderlo particolarmente realistico in modo da entrare proprio nelle case degli ascoltatori e da fargli chiedere se fosse vero oppure no quello che stavano ascoltando. Fece un lavoro molto particolare su questo. E il 20, la sera del 30 ottobre del 1938 andò appunto in onda La guerra dei mondi. Iniziò verso le 20 di sera, iniziò come un programma di musica da ballo. Questo faceva parte appunto dello stratagemma di Wells, in quanto lui voleva proprio ricreare l'atmosfera di un programma di musica da ballo interrotto da vari notiziari live, del tutto simili a quelli ai veri notiziari. Quindi fece interrompere questo programma di musica da ballo svariate volte con diversi comunicati. Il primo disse che ci furono state delle esplosioni sul pianeta Marte, e a mano a mano sempre più concitati su appunto l'arrivo di un meteorite in una fattoria a Groves Mill in New Jersey. Dopodiché appunto dopo altre varie vicissitudini e comunicati lo descrisse come un grosso cilindro metallico, in realtà, in modo da far capire che non era un meteorite ma che fosse proprio un'invasione di quella che lui definisce proprio un'armata extraterrestre. Dopodiché appunto il radiodramma continuò seguendo la trama del libro di H.G. Wells fino ad arrivare alla disfatta del popolo marziano dovuta appunto a un comunissimo virus, in quanto non avevano le difese immunitarie necessarie a combatterlo. La cosa che fu curiosa è che prima ancora della fine della trasmissione radiofonica ci furono delle reazioni di vero e proprio panico tra gli ascoltatori. E quindi gente che lasciava le proprie abitazioni, che pregava, che piangeva, che provava a fuggire.
E questo appunto è stato molto interessante, perché non era mai successo che un programma radiofonico suscitasse queste reazioni. Qui sono andata appunto ad analizzare sia le reazioni dei cittadini che le reazioni della stampa. Le reazioni dei cittadini furono raccolte in un volume, Invasion from Mars, di Cantril, Herzog e Godet, vennero appunto raccolte tutte le teorie degli psicologi sul perché tante persone si fecero prendere dal panico, tante altre invece no, e sulle caratteristiche proprio che aveva questo radiodramma per aver suscitato queste reazioni. E appunto una caratteristica era che era estremamente realistico. Wells non aveva inserito pubblicità all'interno, in modo che appunto sembrassero dei veri notiziari. Aveva ricreato dei rumori sia per quanto riguarda la battaglia con le forze marziane che le voci, le urla e rumore metallico per quanto riguarda l'arrivo del possibile meteorite. Quindi era molto molto realistico, estremamente realistico, cosa che appunto ingannò gli ascoltatori ovviamente. Ci furono però diverse reazioni. Ci fu chi ascoltò il radiodramma e già durante lo stesso comprese che si trattava di una finzione. Chi aveva il dubbio di questa cosa, però volle appunto sincerarsene confrontando le proprie informazioni con le fonti esterne, e poi appunto arrivando a capire che non era la verità. Chi confrontò tuttavia le fonti ma ci credette ugualmente, e chi non confrontò proprio le fonti affatto. E quindi gli ultimi furono quelli che scatenarono delle vere e proprie reazioni a catena di panico, appunto, perché andarono a suggestionare, essendo più suggestionabili, andarono a loro volta a suggestionare i vicini di casa piuttosto che il parente, l'amico, e quindi lì si scatenò appunto questa isteria di massa. Le reazioni della stampa furono molto interessanti, in quanto la stampa la mattina dopo ovviamente si concentrò con grandi titoli sull'accaduto, la mattina del 31 ottobre 1938, e i titoli erano ridondanti e ovviamente tutti concentrati e focalizzati su la radio, sul fatto che fosse uno sceneggiato radio, e venivano accostate parole, tutti aggettivi negativi, parole come terrore, dramma, panico. Questo perché? Perché la stampa voleva proprio approfittare di questo evento per provare appunto a descrivere la radio come uno strumento, un mezzo di comunicazione che andava in realtà a creare dei disagi, questo perché la stampa aveva perso la sua egemonia proprio a favore della radio. Le aziende preferivano investire nelle pubblicità in radio piuttosto che le inserzioni nei quotidiani, e appunto la radio era diventata il mezzo di comunicazione principale, quindi la stampa ha provato con questi titoli a invece a farla passare come un mezzo di comunicazione che andasse a creare invece disinformazione, che andasse a creare dei disagi appunto ai propri ascoltatori. In realtà i titoli andarono semplicemente a fare pubblicità al programma e al regista, e piuttosto che appunto poi al risultato che speravano di ottenere. Queste reazioni di panico in realtà furono una delle più celebri fake news a livello di comunicazione della storia della comunicazione, perché in realtà, se andiamo a vedere le reazioni, furono molto ingigantite appunto dalla stampa e dai titoli dei giornali, perché non fu esattamente così, non andò esattamente così. Innanzitutto il programma all'interno del cui c'era questo adattamento radiofonico della Guerra dei Mondi era il The Mercury Theater on Air e della stazione CBS, però non era il più seguito in realtà.
molte persone erano invece sintonizzate nel December Chasing Hour, che era un programma comico invece molto apprezzato. Quindi su un sondaggio che riguardava 5.000 abitazioni, il 98% degli ascoltatori stava in realtà ascoltando altro. E tanti hanno cambiato stazione per passaparola e appunto quindi già questo era indice del fatto che poi alla fine fosse stato enfatizzato dalla stampa. Il bacino di ascoltatori era di circa 6 milioni, di cui 1 milione fu beffato dal programma di Wells. Però se si va a vedere i numeri degli abitanti dell'America, degli Stati Uniti in quel periodo, erano 130 milioni. Quindi in realtà la percentuale era molto più bassa appunto dei titoli di giornale, dicevano che avevano terrorizzato un'intera nazione. Non era in realtà così. E quindi è una delle più celebri fake news a livello di storia della comunicazione. C'era sì, concludo brevemente. Poi l'ultimo capitolo mi ero concentrata, avevo proprio la curiosità di capire se ai giorni nostri o comunque un periodo più recente ci fosse stato un avvenimento simile a quella che è stata la guerra dei mondi per l'America degli anni 30. E in realtà l'ho trovato nella profezia di Maya del 21 dicembre 2012. Ha creato una cosa molto, è stato un fenomeno molto simile per tanti punti di vista, in quanto è riuscito a creare una reazione non di panico, però ha suscitato comunque la curiosità e tante persone lo hanno creduto, questo proprio perché i mezzi di comunicazione si sono dedicati a questo per molto, i social network erano pieni di persone che ne parlavano, Twitter, Facebook, e quindi alla fine dai sondaggi è stato riscontrato che il 10% della popolazione lo ha sembra averlo effettivamente creduto, un po' come se appunto fosse una moderna guerra dei mondi, dove il mezzo non è più la radio, non siamo più nel 1938 ma nel 2012, però la potenza, l'efficacia dei mezzi di comunicazione rimane invariata, e quindi tante persone riescono comunque a essere influenzate da quella che è appunto la potenza di questi mezzi di diffusione di informazioni. E questa era un po' la mia ricerca per quanto riguarda. Grazie Diletta, si può dire che ci fu un vincitore, che è Orson Welles, perché si fece una grande pubblicità, però appunto poi la stampa in questo tentativo di ammazzare il medium emergente della radio ottenne quasi l'effetto contrario. Io sono soddisfatto. Se Anna e Davide a distanza non hanno domande da farle, no. Grazie Davide. Allora congediamo Diletta momentaneamente, ricordando che la media d'esame che è 98,2, cioè 98. Ci vediamo tra un momento. Grazie. Noi ci spostiamo nella nostra...
Meno male che mi sono ricordato. Signora Diletta Rossetti, in virtù dei poteri conferiti dal magnifico rettore, la proclamo dottore in comunicazione, lingue e culture 101-110. Auguri. Auguri e arrivederci. Allora, qui noi possiamo chiudere. Davide, insomma, come stai però? Mi sembra benino, via. Sì, di gola fastidioso, però a parte quello nulla di che. Quant'è ora che sei positivo? Dal giorno dopo, da Pasquetta in sostanza. Ma hai avuto tosse? Tosse notturna? No, ho solo minimo di febbre, un po' di mal di testa, ma quasi nulla. Invece da ieri ho una mal di gola un po' forte, magari è indipendente, non lo so. E ora mi vado a prendere qualcosa in farmacia perché mi dà fastidio. Ma a parte quello, nulla di che. A me mi è durato 17 giorni. Ah, ah, tu l'hai avuto? Il figliolo mi contagiò. Però niente di che, ho avuto raffreddori molto. E tu hai avuto anche la tosse, quella famosa abbagliante? O... No, forse... no, no, un po' di raffreddore al naso, ma io sono cagionevole. Allora, qui c'è il mio foglio che se lo perdo sono tutti fritti. Sì, no, io non sono appuntato. Vabbè, tipo, in casa. Lo vogliamo fare ora quel lavoro di verbalizzazione? No, quello lo fa a casa stasera. Vabbè. Io vi saluto allora. Bene, bene, grazie, ciao, Davide, auguri. Preferisci fare così? Ah, sì, Francesco, okay. Caratelli può terminare. È già andato via.